Ci sono generazioni intere che si sono formate ascoltando le canzoni, leggendo le parole, ascoltando i messaggi, i valori, la cultura che è stata trasmessa con stili formidabili nelle canzoni dei grandi cantautori italiani, e penso sia arrivato il momento di insegnarle a scuola come parte della letteratura italiana. Ci risiamo, si torna a parlare della canzone d'autore italiana in termini alti, anzi altissimi, e l'appello stavolta viene direttamente dal ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, dopo i 3 giorni della Casa di Dalla aperta al pubblico per i 3 anni della sua scomparsa. Chissà, chissà, domani. I nostri cantautori nei libri di testo insieme ai grandi poeti della lingua italiana, Dalla, Guccini, Vecchioni, De Gregori, accanto a Dante, Boccaccio, Petrarca e Calvino, in classe, nell'ora d'italiano. Ora, al di là dell'annosa questione che la canzone è una canzone, la poesia è materia diversa, sentiamo cosa ne pensa chi la letteratura italiana la insegna. Devo dire che francamente è una cosa che non mi scandalizza, credo che tutto quello che può servire a, come dire, evitare questa frattura, perché adesso c'è questa frattura tra la contemporaneità, no, voglio dire, e la storia della letteratura, aiuta. In qualche modo il genere si legittima, è un po' anche quello che è successo col romanzo, che a lungo è stato denigrato e poi piano piano è entrato nelle scuole e oggi nessuno si sognerebbe mai di lasciarlo fuori dalla porta. Il paroliere, chiamiamolo così, è costretto a fare i conti con la griglia metrica, è costretto a fare i conti per esempio con il ritornello, è costretto a fare i conti con la povertà in italiano delle parole tronche, e per gli studenti secondo me è un ottimo esercizio per ragionare su come costruire un testo. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada. I cantautori, dal canto loro sull'argomento, restano perplessi. Guai a slegare il testo dalla musica, sempre sostenuto Fabrizio De André. Della stessa idea anche Guccini, che risponde al ministro con una frase molto chiara: leggere solo il testo impoverisce le canzoni che andrebbero ascoltate e non spiegate. Mentre per un paroliere del calibro di Mogol, se il testo è bello equivale a quello di una poesia, e quindi perché non studiarlo a scuola? È anche vero però che i ragazzi che vanno a scuola oggi ascoltano musica e artisti diversi dalla canzone anni 70, preferendo i nuovi protagonisti del rap. In America è tutta un'altra musica. Nas, per esempio, considerato uno dei più importanti rapper della storia, ha un posto di tutto rispetto anche nell'archivio hip hop dell'Università di Harvard, dove alcuni testi dei rapper contemporanei, non solo quelli dei grandi songwriter come Bob Dylan, vengono studiati e ritenuti patrimonio della cultura pop nel senso più popolare del termine. In Italia naturalmente arriveremo in ritardo, ma credo che proprio per l'allacciamento che hanno i ragazzi, ma anche spesso i bambini elementari, rispetto a alcuni eroi popolari dell'hip hop e del rap, sarà un lavoro sicuramente da portare a termine, magari in maniera un po' meno ufficiale, però tante canzoni e tanti di questi interpreti ormai sono una voce di cui è impossibile non tenere conto. Franceschini però vuole partire proprio dai cantautori, e la palla adesso passa al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, sempre molto disponibile, come l'ha definita Franceschini, sicuro, ha detto, che ci sarà un'apertura.